Cavalieri e dame, bentornati su Medioevo fa storia. Come avrete notato già dal titolo, oggi non parleremo di una personalità europea, bensì ci sposteremo verso l'Oriente, nella terra del Sol Levante, per iniziare la serie sulle personalità nipponiche. Come sempre, io sono Antonio e questo è l'episodio 19, Miyamoto Musashi. Se vi chiedete se mai vi introdurremo il Medioevo in Giappone, tranquilli, vi sarà un episodio dedito solo per quello scopo. E di nuovo, tranquilli, non ci dimenticheremo del resto dell'Asia. Disclaimer! Come avrete già notato negli episodi precedenti, essendo io italico, diciamo che la mia pronuncia non è delle migliori, sia per quanto riguarda la lingua anglosassone come quella norrena e quella latina. Quindi non si fa eccezione per il giapponese, non sono uno studioso e nemmeno un appassionato. Altro disclaimer, se siete fan di Naruto o gente che crede di padroneggiare il Bushido solo perché vi siete visti un video di qualche americano, allora levatevi pure dal cazzo. Bene, ora che rimaniamo solo noi tre, andiamo a vedere la storia di Miyamoto Musashi. In primis, cerchiamo di capire il periodo nel quale visse il nostro spadaccino. A dire la verità, non visse nemmeno durante ciò che viene considerato come medioevo giapponese, poiché egli visse nell'età considerata premoderna. Nacque nel 1573, durante il periodo Azushi Momoyama, per poi morire nel 1645, durante il periodo Edo. Sì, per noi europei il Medioevo era già finito da qualche tempo, eppure per i giapponesi di lì a poco. Quindi, anche se siamo di qualche annetto fuori rotta, non vuol dire che non possiamo parlarvi di questo personaggio, poiché pure la sua storia ha dell'incredibile. Egli ottenne la fama da spadaccino in un periodo dove ormai le armi da fuoco erano divenute parte integrante del mondo bellico, una volta importate dai portoghesi verso l'arcipelago nipponico. Ma ciononostante, il Bushido era ancora rispettato e i samurai si misuravano ancora nei duelli con la katana e le sue varianti. Eppure in guerra portavano ancora quelle leggendarie spade e i loro archi. Vedremo ora come, in questo mondo di lame e fuoco, un ronin armato solo di due boken, ovvero delle spade in legno usate negli allenamenti, entrò nella storia divenendo una vera e propria leggenda, tanto da essere miticizzato ai giorni nostri e ricordato come lo spadaccino più formidabile di sempre. Nel suo manoscritto, Musashi si presenta come Shinmen Tazeko Musashi no Kami Fujiwara no Genshin, nato come Miyamoto Masana. Venne istruito all'uso delle armi fin da piccolo, come raccontato da lui nel libro del Cinque Anelli, egli nacque nella provincia di Harima. Il padre, Shinmen Munisei, era un maestro di arti marziali, specializzato nell'uso della spada e figlio di un vassallo del lord locale. Non sappiamo se di fatto fosse un samurai, ma crebbe suo figlio insegnandogli l'arte della spada, tanto che il figlio, noto a noi come Musashi, divenne un samurai. Era sicuramente un fuoriclasse, ma diciamo che se suo padre non fosse stato figlio di un vassallo, forse il suo percorso verso il divenire samurai sarebbe stato un po' più arduo, perché ricordiamoci che i samurai erano l'aristocrazia guerriera del Giappone feudale. Dopo questi duri addestramenti, Musashi affrontò il suo primo duello mortale a soli 13 anni. Non fu una prova di iniziazione o qualche sorta di rituale come molti dalla mentalità Hunger Games penseranno. Fu un duello per difendere l'onore, poiché un samurai voleva vendicarsi sul padre del giovane per qualche disputa passata, letteralmente ammazzandogli il figlio.
Musashi non dovette fare altro che difendersi. Ora, diverse fonti narrano di questo avvenimento, romanzandolo pure alle volte. Alcuni dicono che combatté con il suo Boken, altri che usò un bastone trovato in strada. Fatto sta che uccise questo vecchio samurai con un'arma in legno. E se pensate che fosse una baggianata, cercatevi come è fatto un Boken. Nelle mani giuste può aprire la testa di un uomo come un'anguria matura. Se pensate che fosse impossibile che un ragazzino di 13 anni riuscisse ad uccidere in combattimento un uomo adulto, beh, consideriamo pure che un tale Giovanni Ludovico de' Medici, passato alla storia come Giovanni dalle Bande Nere o il Gran Diavolo, fece la sua prima uccisione a soli 14 anni. E sì, lì uccise un certo Boccaccino Alamanni di circa 16 anni, ma non molto tempo dopo, quando il Gran Diavolo aveva circa sui 16 o 17 anni, ammazzò in uno scontro un capitano veterano, un certo Brancaccio, al servizio della famiglia Orsini. Tutto questo sul ponte di Castel Sant'Angelo. Quindi diciamo che non è impossibile, anche se dalle Bande Nere aveva proprio un carattere di merda, mentre Musashi era, diciamo, un pochino meno selvaggio del condottiero italico. Tornando al nostro spadaccino, Musashi intraprese così un cammino che lo portò ad affrontare diversi duelli. La maggior parte delle volte erano gli altri a cercare lui, ma non era insolito che due spadaccini si sfidassero per l'onore. Guadagnò così la fama di Ronin, ovvero un samurai senza padrone. Spesso la figura del Ronin è associata a quella del bandito o mercenario, e difatti non è difficile immaginarne il perché. Ma almeno, nell'immaginario collettivo, Musashi non era molto diverso dai principi del vero samurai. Eccetto qualche piccolo particolare, ovvero nel codice di Hagakure, che possiamo definirlo la via del samurai, è detto che l'essenza dell'essere un samurai è l'accettazione della morte e l'obbedienza totale al padrone. Musashi, invece, nel libro dei Cinque Anelli, parla di come la via del guerriero sia più una ricerca dell'io, per poi sfociare pure nell'avere una buona cultura e nel perfezionamento della propria persona. Insomma, un codice d'onore più soggettivo. La leggenda vuole che il giovane Ronin, a soli 16 anni, prese parte alla battaglia di Sekigahara. Che non vi spiegherò, poiché è un casino assurdo. Ci sono un sacco di armate, di un sacco di clan diversi, e la storia stessa è un po' incasinata. È risaputo che Musashi combatté per la fazione che venne poi sconfitta, e proprio durante la rotta dell'esercito riuscì a trarsi in salvo per poi continuare il suo cammino da Ronin. Sì, non ci sono prove schiaccianti che vi abbia partecipato, ma diversi registri lo citano. Alcune fonti narrano di come i soldati vedevano questo famoso guerriero e lo acclamarono a gran nome. Insomma, non era di certo un incognito. Musashi stesso, nel libro dei Cinque Anelli, cita di come abbia partecipato a 6 battaglie nella sua gioventù, non rientrando troppo nell'argomento, poiché il suo scritto, per quanto tratti di combattimento e arte della spada, comunque non è cronaca bellica. Secondo le diverse fonti, dopo essere scampato alla disastrosa sconfitta, per lui si intende, si dice che passò diversi anni a vivere da eremita, cercando di perfezionare il suo stile di combattimento. È probabile che lo stile che utilizzò nella maggior parte dei suoi duelli, il quale consisteva nel brandire 2 boken, uno lungo a imitazione di una katana e uno più corto a imitazione del tanto,
venne proprio perfezionato in questi anni di solitudine. La leggenda vuole che nel suo cammino da Ronin egli vinse 60 duelli, tra cui il più iconico combattuto all'età di 29 anni. Un duello tanto leggendario da essere immortalato in una statua eretta sul luogo dell'incontro, Garyushima, nell'attuale prefettura di Yamaguchi. Parlo del duello contro Sasaki Kojiro. Chi era questo Kojiro? Difatti, come molti personaggi, divenne famoso solo per la sua morte, ma andiamo a vedere la storia di questo spadaccino. Kojiro era un samurai dalle abilità ottime. Nel suo addestramento si scostò dagli insegnamenti del suo maestro, il quale insegnava uno stile che includeva l'uso del kodachi, un ibrido tra un tanto e una katana, l'equivalente della daga europea, possiamo dire, in pratica né un pugnale né una spada. Difatti, egli predilesse l'uso della nodachi, una spada parecchio lunga. I samurai la usavano prevalentemente per affrontare da appiedati i nemici a cavallo. Questo Kojiro divenne un vero maestro, di nome e di fatto, tanto che fondò un dojo. Musashi venne a sapere del prestigio dello spadaccino, così lo sfidò a un duello mortale. Così, il 13 aprile 1612, Kojiro aspettò Musashi sulla spiaggia di un'isola pressoché deserta, dove si sarebbe consumato lo scontro. Lo spadaccino attese diverse ore, perdendo concentrazione e pazienza. Quando, 3 ore dopo, si presentò Musashi, a bordo di una barchetta da pesca, vestito con un semplicissimo kimono, non si era fatto la barba per giorni, i capelli erano legati in un semplice chignon e sul suo volto magro e pallido c'era un'espressione tranquilla. Lo spadaccino era armato di un boken, la punta immersa sott'acqua, in modo che l'avversario non capisse la lunghezza effettiva dell'arma. Kojiro, vedendo questo beota che lo aveva fatto attendere 3 ore, andò su tutte le furie. Quell'idiota trasandato non poteva essere Musashi. Così Kojiro caricò pieno di ira. Musashi con un solo colpo gli ruppe il cranio, uccidendolo sul colpo. La leggenda vuole che il boken fosse stato ricavato dal remo che Musashi usò per raggiungere l'isola. Per questo duello è interessante notare come Musashi non utilizzò il solito stile dei due boken, ma si adattò allo stile dell'avversario, usando un boken ben più lungo della nodachi di Kojiro. Il suo problema con la puntualità non era di certo dovuto alla pigrizia, forse anche a quella, ma era in primis una strategia, usata comunque su più avversari. Miyamoto Musashi concluse il suo cammino da Ronin a 50 anni, venendo chiamato Kensei, ovvero Santo della Spada. Nella sua vecchiaia continuò a coltivare la sua passione per la pittura, nella quale eccelleva già da giovane, e si dedicò pure ad altre arti, come la forgiatura. Ma l'opera più importante rimane la scrittura de Il Libro dei Cinque Anelli. Per capire meglio di che si tratta, un altro titolo con il quale è conosciuto è Il Libro dei Cinque Elementi, nel quale tratta l'arte della spada secondo le diverse scuole. Siamo giunti alla fine di questo episodio di Medioevo fa storia, e che dire? Nonostante avessimo già fatto un episodio in Asia, farlo in Giappone è sempre un po' pericoloso, visti i molti wannabe samurai e gli intellettuali da cameretta, ma è molto interessante. Miyamoto Musashi è la prima di alcune personalità nipponiche che